Sono le 20:30. Buon sabato sera a tutti dal TG 2000. La teca contenente il cervello di Don Giovanni Bosco, il santo dei giovani, è stata rubata dalla Basilica di Castelnuovo nell'Astigiano, diocesi di Torino. La preziosa reliquia si trovava dietro l'altare maggiore, testimonianza della presenza del fondatore dei Salesiani nei luoghi in cui nacque. Vediamo il servizio di Maurizio Dischino e a seguire l'appello dell'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, che ha sottratto l'urna la restituisca subito, senza condizioni. Si può sottrarre una reliquia di Don Bosco, ma ai salesiani, alla famiglia salesiana, ai pellegrini che qui continuamente accorrono, non si potrà mai sottrarre Don Bosco. Ieri sera qualcuno ha trafugato l'urna con un frammento del cervello di Don Bosco, custodita nella basilica inferiore del Colle Don Bosco in provincia di Asti. Sul furto della reliquia stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Asti, i quali non hanno rilevato alcun segno di effrazione nel luogo dove era l'urna. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere esterne. Hanno portato via una reliquia, dicono i salesiani fondati dal santo dei giovani, ma il messaggio di San Giovanni Bosco non potranno mai trafugarlo, soprattutto a Colle Don Bosco, dove la famiglia salesiana ha eretto una basilica proprio dove mamma Margherita, nella località un tempo conosciuta come la Collina dei Becchi, il 16 agosto 1815 ha dato alla luce Giovanni Melchiorre Bosco. È la basilica dove i religiosi dagli anni 60 custodivano appunto la preziosa reliquia nella parete absidale della chiesa inferiore. Il corpo di Don Bosco invece è nel santuario di Santa Maria Ausiliatrice a Torino. Ci affidiamo con la preghiera a Don Bosco perché, esattamente come nel passato è riuscito a convertire, a trasformare la vita di tanti giovani, magari possa mettere anche un piccolo granellino di dubbio e convertire il cuore di chi ha sottratto un suo segno della presenza in mezzo a noi. Tra i fedeli di Don Bosco e tra i salesiani comunque c'è la speranza di un ravvedimento della persona che ha profanato un luogo caro al santo, il quale educava i giovani con il metodo del sistema preventivo per farli diventare buoni cristiani ed onesti cittadini. Direi che è un atto che non si vorrebbe mai sentire parlare di una cosa del genere, perché indica il degrado morale di tante persone che senza scrupoli non tengono neanche conto di segni particolarmente importanti per la devozione dei fedeli. Don Bosco è uno dei santi più amati, non solo qui nel nostro territorio, in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi è uno schiaffo ai giovani. Una schiaffa ai giovani, certo, e quindi anche a tutti coloro che sono devoti del santo. È venuto anche Papa Francesco qui due anni fa e ha pregato davanti alla salma, no? Che è appunto contenuta nell'urna della Basilica Maria Ausiliatrice. Ha ricordato che sua mamma, suo papà e sua nonna erano molto devoti, ecco, del santo, e anche lui stesso. E io ho chiesto ai miei sacerdoti, domani festa di Pentecoste, di ricordare nella preghiera dei fedeli almeno un'intenzione, sia come segno di vicinanza, di prossimità alla sofferenza dei nostri fratelli e sorelle della comunità, della famiglia salesiana, sia per chiedere al Signore di toccare il cuore di queste persone o persona che restituiscono al più presto, senza condizioni, questa reliquia che possa continuare ad essere punto di riferimento per la devozione di tanti fedeli, direi milioni di fedeli che frequentano il santuario a lui dedicato a Colle Don Bosco. Un altro incontro per Papa Francesco con centinaia di bambini arrivati alla stazione Vaticana su un Freccia Rossa 1000, il più veloce. Si tratta di giovanissimi delle zone terremotate di Umbria, Lazio e Marche. L'iniziativa si chiama proprio il treno dei bambini. Li ha seguiti Barbara Masulli. Il treno arriva in Vaticano a bordo centinaia di bambini provenienti da Amatrice, Accumoli, Norcia e dagli altri comuni colpiti dal sisma. Magliette bianche, cappellini rossi, tutti entusiasti di incontrare Papa Francesco. Una mattinata di festa per questi bambini che, seppur così piccoli, hanno vissuto il terrore sulla propria pelle. Ero rientrata da pochi giorni a dormire dentro casa e ha preso la scossa di terremoto. Hai avuto paura? Tanta. E adesso come la vivi? Come l'affronti la paura? L'affronto un po' meglio, ma la paura c'è sempre. Cosa hai pensato in quei minuti? Che cascavo a casa. Tu cosa dirai, Papa Francesco? Che vorrei che Norcia si ricostruisce subito e che non ci fossero più terremoti.
Insieme ci spostiamo verso l'aula Paolo VI per il lancio dei palloncini bianchi, ricordo delle vittime del sisma. Volano in cielo seguiti dallo sguardo del Papa, poi il dialogo con i ragazzi. Come sono stati quei giorni dopo il terremoto da voi? Abbiamo avuto delle difficoltà per le case crollate, i palazzi. Ci siamo ripresi perché ci hanno portato le casette nelle nuove scuole. Quando vengono queste calamità c'è la forza per riprendersi, eh? Vero. È vero. E voi siete stati bravi. E le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprendersi. Avete fiducia nel Signore voi o no? Sì. Sicuro? Sì. E anche la Madonna? Sì. Il Papa rassicura i bambini, poi li saluta. La festa è finita, ma tutti loro da oggi avranno meno paura. Una cosa unica incontrare il Papa di persona. Che cosa hai provato quando hai sentito parlare il Papa? L'hai visto così da vicino? Emozione, gioia. E adesso come torni a casa? Felice. Ciao! E alla vigilia della Pentecoste Papa Francesco, lo avete seguito in diretta su TV 2000, ha presieduto la veglia di preghiera al Circo Massimo in occasione del Giubileo d'Oro del Rinnovamento Carismatico Cattolico a 50 anni dalla sua nascita. Hanno partecipato carismatici provenienti da tutto il mondo e per esplicita volontà del Papa presenti anche esponenti del mondo evangelico e pentecostale. Luigi Ferraiuolo. Un tappeto di persone gioiose, migliaia e migliaia, nonostante il caldo, ha salutato questo pomeriggio al Circo Massimo a Roma il 50° anniversario del rinnovamento carismatico alla presenza di Papa Francesco. Un momento emozionante e storico, perché l'anniversario è stato celebrato dal pontefice insieme con i pastori e i rappresentanti delle chiese evangeliche, pentecostali e di altre confessioni religiose. La Pentecoste fa nascere la Chiesa. Lo Spirito Santo, la promessa del Padre annunciata da Gesù Cristo, è colui che fa la Chiesa, la sposa dell'Apocalisse, un'unica sposa, ha detto il pastore Tratino, una sposa è il Signore. Un momento storico, un passo ardito del Papa verso l'unità, come ha sottolineato il predicatore della Casa Pontificia Raniero Cantalamessa e anche il pastore evangelico Giovanni Traettino. Il solo fatto di averci chiamati insieme qui al Circo Massimo, bagnato dal sangue dei martiri cristiani, nostri comuni antenati, sottolinea il rapporto che lei vede tra i nostri movimenti, la loro appartenenza pur nella diversità alla stessa sorgente di grazia, lo Spirito Santo. In prima fila ad ascoltare Francesco al Circo Massimo anche dei poveri desiderosi di incontrare il pontefice. Io sono un senza tetto, dormo a San Pietro fuori, diciamo, e grazie dico a queste sorelle sono riuscito ad arrivare fino a questo mio traguardo, diciamo, e ringrazio tantissimo l'associazione Cotone. E niente, sono emozionato, non riesco a... Papa Francesco secondo me è il miglior Papa che sia venuto ora. E noi lo chiamiamo il Papa dei poveri e il mio più grande desiderio era quello di incontrarlo da vicino e penso che questo sia successo. Andiamo all'estero, 2 mesi di sangue, quelli di marzo e aprile 2017 per i civili di Siria e Iraq, vittime innocenti dei raid della coalizione a guida americana. Il Pentagono ammette uccise per errore 332 persone in 2 mesi e alcune ONG accusano Trump. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Nel freddo linguaggio burocratico dei report militari vengono definite vittime collaterali. Sono i morti per errore, i civili uccisi perché una bomba è finita dove non doveva finire. Tra Iraq e Siria è successo molte volte e le vittime sono state almeno 484. E quello che più impressiona, come hanno ammesso le stesse forze armate americane che guidano la coalizione internazionale contro l'ISIS, è che la maggior parte, almeno 332 tra bambini, donne e uomini, sono stati uccisi negli ultimi 2 mesi, da quando, cioè, alla Casa Bianca è arrivato Donald Trump.
Donald Trump, che ha dato ordine di intensificare i bombardamenti sulle capitali del cosiddetto Stato Islamico, ovvero Mosul in Iraq e Raqqa in Siria. Secondo Airwars, che è un osservatorio sulle operazioni militari in Siria e Iraq guidato da un gruppo di giornalisti indipendenti, gli Stati Uniti avrebbero abbassato gli standard di sicurezza utilizzati per tutelare i civili durante gli attacchi nelle zone controllate dall'ISIS e, secondo la stessa organizzazione, il numero delle vittime sarebbe molto più alto, almeno 3.800, un dato da molti ritenuto più verosimile. Il maggior numero di vittime si è avuto a Mosul, dove la battaglia per la riconquista della città è ormai alle battute finali. Da qualche settimana, però, il numero di civili uccisi sta crescendo anche nella zona di Raqqa e l'allarme delle associazioni umanitarie riguarda proprio la capitale del califfato in Siria, dove a breve potrebbe cominciare una battaglia di terra che si annuncia sanguinosissima. Torniamo ora in Italia con la cronaca. Alle porte di Napoli e precisamente ad Afragola, un agguato mortale di camorra contro un 52enne Remigio Sciarra, sotto gli occhi di suo figlio di 11 anni e un amichetto che erano con lui in auto, fortunatamente illesi, e la moglie è rimasta ferita. I particolari nel servizio di Gaia Martignetti. La camorra uccide e lo fa davanti agli occhi di un bambino. Remigio Sciarra, 52enne di Cardito, è stato freddato senza pietà da Fragola nella sua auto. I killer non hanno esitato neanche quando hanno visto il figlio di 11 anni in compagnia di un coetaneo e la moglie dell'uomo ferita poi di striscio da un proiettile a una mano. È l'ennesimo omicidio di camorra, il secondo da Fragola, a distanza di appena una settimana da quello di Salvatore Caputo. Il settimo, se si contano anche quelli di Napoli e Giuliano in Campania. Sciarra era già noto alle forze dell'ordine. Tenuto vicino al clan Cennamo, 10 anni fa fu arrestato con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'usura e all'estorsione. A far fuoco, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato un killer che ha raggiunto l'auto della vittima in sella a uno scooter. Un regolamento di conti, il controllo delle piazze, la volontà di scalzare i vecchi clan, le giovani leve della malavita che non vogliono arrendersi ai tanti arresti avvenuti nei mesi scorsi da parte delle forze dell'ordine. Questi gli scenari su cui ora indagano gli inquirenti. Ma è allarme sicurezza, a Napoli come in provincia. Oggi pomeriggio il bilancio poteva essere ancora più grave e inaccettabile. Ed è in corso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera l'esame dei 780 emendamenti presentati alla legge elettorale, il cosiddetto Tedeschellum, sistema tedesco all'italiana. Seguirà poi domani il voto sul testo, frutto dell'intesa tra PD, 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Sono 3 i punti cardine su cui si discute: la riduzione a 225 dei collegi uninominali alla Camera, che andranno a coincidere con quelli del Senato, l'eliminazione delle pluricandidature e la riduzione delle liste dei candidati. E parliamo ora di lavoro, dai vecchi ai nuovi voucher che cambiano nome, ma in realtà quali sono i mutamenti per famiglie ed aziende che potranno fruire di questo nuovo strumento? Ce lo spiega Giuseppe Caporaso. Ancora polemiche per i voucher, ma entro il 23 giugno dovrebbero essere in vigore le nuove regole che portano il compenso lordo da 10 euro per ora lavorata a 12 euro. Tutto sarà tracciabile, come peraltro avveniva in parte già con i vecchi voucher. Ora però i voucher si chiameranno libretto di famiglia e contratto occasionale e la gestione avverrà attraverso la piattaforma telematica dell'INPS. Sarà possibile annullare l'impiego del lavoratore entro 3 giorni dalla prima segnalazione. Saranno interessate le famiglie e soprattutto le piccole imprese, quelle fino ad un massimo di 5 dipendenti. La vera novità, al di là delle nuove parole, riguarda soprattutto il tetto dei compensi. Si passa da 7.000 a 5.000 euro annui, non solo per i lavoratori ma anche per le aziende. Superato il limite di legge dei 5.000 euro, famiglie e imprese rischiano di dover stabilizzare il lavoratore sempre che siano effettuati i controlli lungo la penisola. Sono stati esclusi dai nuovi voucher i settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Sì, lei li ha chiamati nuovi voucher perché poi in effetti è come se lo fossero, anche se per le imprese si chiama contratto di prestazione occasionale, per le famiglie ci sarà un libretto telematico, quindi non ci sono grandissime novità. Si è parlato molto, si è discusso, le soluzioni che si sono trovate hanno un po' ripercorso degli schemi classici con denominazioni differenti. Più pigri, più vecchi. Una vita sedentaria e senza attività motoria scatena l'ormone dell'invecchiamento. Essere in forma vuol dire allontanare anche gravi malattie. A dimostrarlo è ora uno studio dell'Università di Padova con la Fondazione Teleton, che ci illustra Cesare Cavoni.
Che invecchiamento e sedentarietà fossero una coppiata negativa per la salute lo avevamo capito. Ciò che non sapevamo è che con un po' di buona volontà e di esercizio fisico si può tornare in forma malgrado gli anni e gli acciacchi. A dircelo è un importante studio sviluppato dall'Università di Padova e dall'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Al centro della ricerca è il deterioramento dei mitocondri, che sono le centrali energetiche di ogni cellula. Abbiamo scoperto che una proteina che si chiama OPA1, che è nei mitocondri, le centrali energetiche della cellula, funziona come da sensore dell'invecchiamento, e quando le persone invecchiano e non fanno attività fisica intensa, i livelli di questa proteina diminuiscono. Il muscolo manda un segnale al resto dell'organismo, un segnale attraverso un ormone che si chiama FGF21. Si può intervenire dunque facendo attività fisica in modo regolare per mantenere la massa muscolare, perché quando i muscoli non funzionano bene sono in grado di influenzare anche gli altri organi, con rischio dell'insorgere di varie malattie. Abbiamo analizzato dei muscoli degli anziani che avevano, anziani sedentari, anziani che avevano fatto esercizio in modo regolare. E abbiamo visto che in quelli che avevano fatto esercizio in modo regolare il muscolo non era più piccolo e debole come in quelli sedentari, ma era un muscolo che si poteva paragonare al muscolo di soggetti giovani. Insomma, risultati importanti che potrebbero modificare il nostro futuro, visto che si stima che in Italia nel 2050 il 15% della popolazione sarà al di sopra dei 65 anni. Dunque, manteniamoci in forma. Ed è tutto per oggi, il TG 2000 torna ad informarvi lunedì a mezzogiorno. Grazie per averci seguito e buona domenica.